Abbiamo di fronte un'opera di Vincenzo Foppa da Brescia, artista lombardo che viene giudicato fin dall'epoca di Roberto Longhi, quindi negli anni 50, come il più autorevole erede di Mantegna all'interno della cultura lombarda. Nasce probabilmente a Brescia e si firma come Brixiensis tra 1427 e 1430. Le cronache di Brescia lo annoverano come De Zoppa o Foppa. Probabilmente si dice per quello che era l'abitazione dove viene a nascere, che aveva una cunetta alla base del portale d'accesso. Vincenzo Foppa prende spunto dalla pittura lombarda gotica e da Andrea Mantegna, come si è capito. Soprattutto prende spunto da quegli artisti che sono i Bembo, e quindi c'è una fase bembesca. Certamente però se ne distacca, e ci sono stati degli studi importanti per qualificarlo come il fondamento della pittura milanese prima di Leonardo. Le sue vicende più importanti sono sicuramente la realizzazione della Cappella Portinari del 1468 a Milano. La Cappella Portinari è l'emblema più importante di ciclo di affreschi commissionata da Pigello Portinari, banchiere emerito dei De Medici, che esercita la funzione nel Banco di Mediceo prossima alla Basilica di San Lorenzo. Viene chiamato Vincenzo Foppa ed è significativo che dei toscani privilegino questo artista. Contemporaneamente a Pigello Portinari, Vincenzo Foppa è l'artista emerito dei Visconti prima e degli Sforza poi. E quindi, soprattutto con gli Sforza, ottiene dei privilegi e delle patenti ducali sotto Francesco Sforza e poi sotto Ludovico il Moro. Viene giudicato inadempiente per un lavoro e un concorso presso Pavia e trova scampo a Savona, dove lascerà delle opere significative che incideranno sull'arte ligure del Cinquecento. Questi tre crocifissi risalgono al 1456 e si trovano attualmente all'Accademia Carrara di Bergamo. Sono uno dei gioielli più importanti, una tavoletta straordinaria che ha avuto il privilegio di essere studiata da una delle più grandi critiche d'arte della prospettiva che abbiamo avuto nel Novecento, la professoressa Marisa Dalai Emiliani, la quale restituisce prospetticamente la dignità a quest'opera. L'opera, dice Marisa Dalai Emiliani, sembra essere in prospettiva centrale brunelleschiana. In tal senso indagano le mattonelle con le ortogonali di base, ma poi successivamente si coglie che questa prospettiva non si attua nella parte alta del dipinto, in quanto il focus dell'arco e dei due clipei che lo sormontano e delle colonne che lo incorniciano è assolutamente non complanare a quelle che sono le convergenze prospettiche del pavimento, ed è altresì distorta la prospettivizzazione dei due corpi dei ladroni e del Cristo stesso. Quindi si ha sicuramente una triplice funzione del punto di fuga, e quindi l'idea che l'occhio si muova nello spazio è qui conclamato. Vincenzo Foppa fa parte di quella gerarchia che con Paolo Uccello e con Andrea Mantegna chiarisce che la prospettiva è a due canali focali che si integrano a vicenda e che i due coni ottici non sono uguali, il tutto per una apertura del cono ottico che, come insegnavano i greci, va tra gli 80 e i 120 gradi, 40-50 gradi per ogni cono ottico. La strutturazione, indagata amabilmente anche da Roberto Longhi, è di una classicità aggiornata e riveduta e corretta, una classicità di un Vincenzo Foppa che non ha visto Roma e che quindi non può che basarsi su dei lacerti provenienti dalla sua nativa Brescia, dall'indagine di Verona. Abbiamo dei plinti eccessivamente alti e molto, direi, aggettanti, con delle colonne che hanno un registro interpretativo privo di scanalature, privo di rastremazione, e con la presenza
di un capitello che, come si vede, è un capitello di stampo corinzio e può averlo visto tranquillamente nella Basilica Laurenziana. Ovviamente l'ossequio, la pittura toscana del 400, viene con quella triplice membratura dell'arco a tutto sesto, che è un arco sicuramente archeologicamente perfetto. Possiamo anche vedere come i corpi dei ladroni, specialmente del ladrone condannato e tormentato dalla figura di Satana, si contorcono in una maniera espressionista, e qua si può vedere come Vincenzo Foppa sia influenzato dalla cultura fiamminga. La professoressa Liana Castelfranchi Vegas, nel suo corso Italia-Fiandra, mette in evidenza quanto Vincenzo Foppa abbia preso, tramite alcune indagini che sono inerenti alla monarchia di Ludovico il Moro, il quale aveva addirittura mandato un pittore a ispezionare il mondo fiammingo e a riferire quanto fossero naturalistici e interessanti le pitture dei fiamminghi. E questo era Zanetto Bugatto. L'ispezione di Zanetto Bugatto ci porta quindi alla constatazione che questi corpi sono di evidenza naturalistica, senza peraltro usare la sezione autoptica come in Leonardo da Vinci. Il corpo di Cristo invece è pienamente quattrocentista, quindi in asse con la struttura a tau della croce e con questa linea di forza dei muscoli e del costato, ma anche con un'assenza vistosa delle piaghe e del sanguinamento, che invece si vedono molto evidenti per esempio nel crocifisso ligneo di Filippo Brunelleschi o nel crocifisso di Donatello stesso. Lo sfondo sconfina nel mondo gotico. Montagne e colline per nulla prospetticamente adeguate, quindi uno sfondo che ha del fantasioso, che ha anche dell'antinaturalistico, è molto apocopata la struttura, e su di esso si vede la città di Bergamo Alta con le sue torri, con la sua struttura meravigliosa delle chiese che la contornano. Il tutto è correlato da un cielo plumbeo. Cielo plumbeo che dà a questo dipinto la sensazione invece di un chiaroscuro violento, un chiaroscuro moderno che, come asserisce Roberto Longhi, influenzerà Michelangelo da Caravaggio da giovane. Sarà dal Foppa che Michelangelo da Caravaggio partirà, insieme a Gaudenzio Ferrari, insieme al Moretto da Brescia, per realizzare quella pittura nuova basata solo sulla luce ed eventualmente sul contrasto luminoso di fondo. Per quello che concerne invece la strutturazione dei colori, troviamo dei colori che sono pieni di lumeggiature improvvise e dei colori che sono mantegneschi, in quanto l'epidermide è quasi eburnea, non si indaga quindi su una struttura dell'epidermide consenziente con le conquiste naturalistiche del mondo romano, romano e toscano. Da un punto di vista espressivo possiamo vedere che il Foppa ricerca l'origine classica della crocifissione di Cristo, e ci sono due profili numismatici dei Cesari entro cui il sacrificio di Cristo sia consumato. Poi è interessante l'emblema ancora, direi, medievale del demonio, che è raffigurato in una strutturazione sicuramente riduttiva e quasi mostruosa. Altrettanto interessante è la posa sinceramente riposata e rilassata del buon ladrone, e l'idea di un Christus ancora vicina a quella masaccesca patiens, sopra cui la croce è a tau. Stranamente si ritorna a una croce francescana. Siccome l'iconografia del dipinto non è appoggiata da una committenza certa, non si riesce a comprendere perché si sia voluta questa iconografia francescana. Che dire, da questo percorso Roberto Longhi passerà poi al San Gerolamo nel deserto, sempre degli anni 50-60, che costituiscono uno dei principali capolavori dell'opera di Vincenzo Foppa da Brescia nell'ambito del naturalismo lombardo.